Benvenuti all'appuntamento quotidiano con il TG Tour, al canale 111 del Digitale Terrestre, qui su Teleregione. Con me il professor Angelo Pili a farmi da spalla, giusto? Ti ringrazio di questo... questo incipit. Sì, di questo incarico di spalla, perciò. Beh, oggi come potete vedere sostituisco io Antonio Lai e insomma cercherò di condurre insieme ad Angelo per voi questo telegiornale. Subito passiamo alla nostra rassegna stampa, vero Angelo? Sì, allora io vorrei certamente intervenire, anche perché poi dopo avremo un telegiornale molto, molto nutrito, soprattutto per quanto riguarda l'estero. Una notizia che è, come posso dire, tra la curiosità ma anche tra il nostro ricordare Cagliari. Si parla di un gigante alla marina, forse era un uomo straniero, soprattutto perché poi l'hanno trovato nella ex chiesa di Santa Lucia. Immaginate questa chiesa. È vero. Dicono addirittura alto quasi 1,80 m e più, quindi anche per le nostre stime, insomma, di oggigiorno, specialmente per me, per lei, insomma, sì, alta come fosse, come resto. Piuttosto alto, anche perché poi dopo c'è una equipa archeologica che sta facendo proprio questo lavoro di scavo e di ricerca e hanno trovato questo scheletro. Si lega certamente alla conoscenza di Cagliari, ma soprattutto alla scoperta di questa nostra Cagliari, dove noi siamo presenti proprio qui al centro di Cagliari. Assolutamente, e oggi non parleremo solo di Cagliari, ma tratteremo molte cose nella nostra rassegna. Iniziamo subito con la notizia terribile che è accaduta in Afghanistan per quanto riguarda il mondo, insomma, ciò che accade nel mondo. Sembra che appunto questo pazzo solitario abbia fatto questa strage e abbia avuto un esaurimento nervoso, un militare americano, così dicono. Quindi speriamo, insomma, che chiarezza sia fatta per questo problema. Inoltre, insomma, la polemica recente adesso tra Bossi e Tosi, cercheremo di occuparcene il più possibile. Sembra appunto che Bossi abbia avuto qualche piccolo problema ad accettare una lista del sindaco Tosi, storico sindaco di Verona, che insomma ha deciso di fare una sua lista con il suo nome. Sembra che non sia molto gradito al... Beh, certamente da parte di Bossi, insomma, vuole ritornare certamente ad essere duri, puri, ma soprattutto essere la famosa cielo duro, non so se lo ricordo. Il famoso cielo durismo di Bossi sta mettendo veramente questo steccato per quanto riguarda tutte le persone che possono condividersi con col famoso Berlusconi. Ecco. Allora andiamo subito a vedere il nostro primo servizio fatto da Simone Spiga, che è andato a sentire i ragazzi di Sinistra e Libertà e dei Comunisti Italiani per quanto riguarda la manifestazione e le proteste della FIOM per quanto riguarda la mobilitazione generale. A voi il servizio. Parte oggi con lo sciopero nazionale della FIOM una settimana in mobilitazione indetta dalla Federazione della Sinistra, che comprende Rifondazione Comunista e il PDC, il Partito dei Comunisti Italiani. Anche a Cagliari, come in altre decine, anzi centinaia di città in Italia, ci sono mobilitazioni in piazza. Andiamo a sentire le motivazioni. Con noi due esponenti della Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani, con noi Stocchino, il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, e Satta, coordinatore regionale di Comunisti Italiani. Coordinamento regionale Comunisti Italiani. Benissimo. Stocchino, la mobilitazione di oggi è legata allo sciopero generale della FIOM? È legata allo sciopero generale della FIOM, è legata alla difesa dell'articolo 18, che è un falso problema per noi, cioè nel senso che tutti dicono che con l'articolo 18 si libererebbero un sacco di posti di lavoro, noi riteniamo che invece sia un falso problema e serve fondamentalmente per abbattere un altro pezzo di diritti dei lavoratori. Tra le altre cose, da quello che risulta, l'applicazione dell'articolo 18 riguarda una percentuale bassissima delle aziende italiane, quindi realmente è un non problema. Certo. Riguarda una parte bassissima delle aziende italiane, tra l'altro non è che ci siano così tante vertenze legate alla non applicazione dell'articolo 18, quindi è proprio un falso problema, è legato comunque al tentativo del governo Monti di continuare ad abbattere i diritti dei lavoratori e i diritti della gente fondamentalmente. Invece mi rivolgo a Satta sulla questione Marchionne, anche perché è un altro tema delicato. La negazione del diritto dei lavoratori viene applicata costantemente dalla Fiat a Mirafiori e non sì, solo, anche a Pomigliano. Noi riteniamo che questo atto sia una svendita della nostra sovranità popolare, si vada a inserire in un contesto di svendita della nostra sovranità popolare e nazionale, perché la Fiat spesso si rifà al patriottismo, al comprare italiano, però vogliamo vedere la coerenza. Uno va a delocalizzare all'estero per abbattere i costi della produzione.
La Volkswagen, altre case estere hanno adottato altri modelli di produttività che hanno dato dei buoni frutti. La Fiat è ferma su innovazione, su ricerca, quindi Marchionne forse è stato troppo sopravvalutato come manager, piuttosto che come più un opinionista, secondo me è un dirigente che non vale un granché come amministratore della Fiat. Stocchino, parlando sempre della questione Marchionne, c'è da dire due aspetti importanti. Le aziende automobilistiche europee stanno puntando sui mezzi elettrici, sui mezzi di nuova generazione e ecosostenibili. L'Italia punta, la Fiat punta ancora in Italia, perlomeno la produzione sui SUV. Forse anche questo è un motivo. Ma io credo che poi il problema non sia Marchionne, il problema sia una ristrutturazione complessiva del capitale. L'Italia è sempre stata comunque indietro dentro la ristrutturazione complessiva. Marchionne, l'unica soluzione che sta trovando è quella di delocalizzare la produzione. Interessante il servizio di Simone Spiga, che ha fatto maggiore chiarezza su appunto gli avvenimenti recenti sulla mobilitazione della FIOM. Ma parliamo di politica estera. Per quanto riguarda l'eccidio di Kandahar e dei 16 morti in Afghanistan, con noi in nostra compagnia Roberto Copparoni, giornalista inviato di guerra. Roberto, benvenuto al TG Tour. Grazie. Allora, da tua esperienza di giornalista inviato di guerra in questi luoghi, in questi posti, cosa ci puoi dire a riguardo? È una realtà inimmaginabile. Io ho avuto la fortuna, l'onore di partecipare con un gruppo di giornalisti sardi. Siamo stati 10 giorni a Nassiriya, in Iraq, come appunto inviati di guerra. È un'esperienza che sicuramente mi ha dato moltissimo, mi ha arricchito e mi ha fatto capire tante cose che magari, sai, stando qua nel mondo occidentale, vivendo delle piccole e grandi comodità, insomma, sono delle cose che veramente non consideri. E veramente lì ti accorgi del valore della vita e di quanto poco valga purtroppo la vita umana, e quanto siano sacrificati e compromessi i diritti inviolabili dell'uomo, insomma. E da ogni punto di vista ci sono veramente delle grandi, grandi tensioni e dei grandi problemi. La vicenda dell'Afghanistan purtroppo si inserisce in questo contesto di una strategia, secondo noi, sbagliata, che è quella di portare e esportare la democrazia ad ogni costo. Ecco, appunto, esportare la democrazia fatta in maniera abbastanza così, è stata fatta in maniera frettolosa, ai suoi tempi ormai ha dei tempi incredibili di permanenza per quanto riguarda le truppe americane, ma quello che volevo chiederti, dal tuo punto di vista, da giornalista, quindi da inviato, di una persona che deve cercare di rimanere obiettiva davanti ai fatti, davanti alla cronaca di quei posti, vedere delle persone che vengono da due mondi diversi, quindi degli americani che vengono, insomma, dal loro mondo, che si relazionano appunto alle persone che abitano in Afghanistan, come sono secondo te i rapporti? Cioè, sono conflittuali più di un certo tanto, più di quanto può creare un problema alla stampa, oppure? Ma sicuramente sì, sono molto conflittuali, anche perché sono due mondi molto diversi, non si parla la stessa lingua, ma non soltanto in termini, diciamo, con espressioni lessicali, non si parlano la stessa lingua perché si hanno valori diversi e mondi diversi. Già allora noi italiani eravamo visti in modo diverso rispetto agli americani quando eravamo appunto in Iraq, ma ricordo che al di là di tutto, insomma, io mi ricordo lo sguardo di questi ragazzi mandati lì, tra l'altro volontariamente, insomma, però non me la sento di fare una critica nei confronti dei nostri militari. No, i militari, per quanto possa essere paradossale, devono, è sempre stato così, sempre sarà, devono sempre seguire gli ordini del governo. I problemi non sono loro, i problemi sono di natura politica, sono ben più in là, quindi loro assolvevano ad un compito. Hanno fatto veramente tanto bene, io li ho visti operare, di militare avevano ben poco. Bene, allora ti ringraziamo per la tua presenza, per averci dato la tua testimonianza. Noi torniamo con i problemi attuali qui in Sardegna. Lanciamo subito il servizio di Simone Spiga, che è andato a Quartucciu a sentire uno dei consiglieri comunali dimissionari che hanno creato il grande scalpore appunto per quanto riguarda la municipalità. Simone Spiga, a te la linea.
Mattinata movimentata a Quartucciu, questa mattina si è svolta la conferenza stampa dei consiglieri comunali dimissionari, cosiddetti ribelli. Con noi Giuseppe Colucci, consigliere comunale di Future Libertà. Giuseppe, raccontaci un po' qual è la linea che avete preso all'interno della maggioranza di centrodestra, voi di FLI, insieme a consiglieri comunali dei riformatori e del una parte del PDL. Innanzitutto non mi definirei un ribelle, perché comunque noi come Future Libertà abbiamo sempre cercato di prediligere quello che i nostri elettori e le persone che seguono FLI a Quartucciu volevano che noi portassimo in consiglio comunale. Quindi le nostre decisioni sono sempre state conformi ai desideri di quella che è la popolazione di Quartucciu, che ovviamente appoggia i colori di FLI. La nostra decisione, quella delle dimissioni, è stata appunto dovuta a questo, il fatto che ci siamo resi conto che questa amministrazione di centrodestra, di cui noi all'inizio eravamo ferventi sostenitori, in realtà non ha per niente adempiuto a quello che è il programma elettorale e tra l'altro ha semplicemente gestito le cose come se fossero di poche persone, senza tra l'altro permettere a tutte le forze politiche di esprimere le loro idee e i loro progetti, e quindi anche impedendo a noi di Future Libertà in qualche modo di poter dare un contributo fattivo sia direttamente che come proposte di idee in consiglio comunale a quella che è l'azione amministrativa di questa appunto amministrazione centrodestra. Questa mattina abbiamo seguito la conferenza stampa dei consiglieri comunali del centrodestra che si sono dimessi a Quartucciu. Abbiamo con noi invece Vittorino Enriu, coordinatore provinciale di Futuro e Libertà. Sappiamo che perché abbiamo sentito Giuseppe Colucci, lui dice che la posizione ufficiale di Futuro e Libertà è quella di uscire dalla maggioranza, da una maggioranza che non ha fatto nulla in questi due anni di amministrazione. La posizione invece del coordinamento provinciale di FLI qual è? Assolutamente non è così, non è la posizione del partito. L'uscire da una maggioranza ad un anno e mezzo dalle elezioni, quindi nel pieno della governabilità, anzi c'erano dei contatti forti per un rafforzamento di tale maggioranza, per dare risposte alla cittadinanza di Quartucciu anche come Future Libertà in ossequio al programma presentato agli elettori. Quindi assolutamente non è la posizione del partito, questa posizione è una posizione personale di Giuseppe Colucci, che il partito ha smentito tra l'altro anche con un comunicato stampa fatto proprio ieri. Ecco, sentendo parlare Future Libertà a livello nazionale, soprattutto dalla voce dell'onorevole Fabio Granata, c'è una linea molto chiara, cioè quella che Future Libertà nelle amministrazioni è alternativa al PDL. Il caso Sardegna e il caso Cagliari è all'esatto opposto, nel senso che Future Libertà sta a Quartucciu, sostiene la maggioranza di centrodestra, in regione sta con il presidente Capellacci. Questa non è un'anomalia all'interno di Future Libertà rispetto alla linea politica nazionale? Ma io posso dire, per quanto riguarda l'impegno di Future Libertà a livello del coordinamento provinciale, quindi delle elezioni provinciali, delle alleanze, che stiamo dialogando per privilegiare proprio quella che è la linea nazionale, cioè di terzo polo, di polo civico centrale, invitando al dialogo tutte le altre forze, compreso l'UDC e le altre forze che possono partecipare, sardisti e riformatori. Quindi il nostro sforzo è quello di dare, come dire, una prosecuzione anche in Sardegna. Per quanto mi riguarda, io sono responsabile del comitato provinciale, le elezioni amministrative nella provincia di Cagliari, a questa linea nazionale che vuole essere proprio la novità. Benissimo, abbiamo avuto modo di sentire le due opinioni in confronto, diamo di nuovo la linea al nostro studio mobile. Per i telespettatori, noi vi ringraziamo soprattutto da parte di tutti noi e soprattutto per quanto riguarda questo TG. Questo è stato questo studio mobile che insomma cerca di venire a contatto con la gente nelle piazze per voi. E noi vogliamo comunque ricordare Teleregione, ovviamente, che c'è la possibilità di fare questo TG per voi al canale 111, giusto? Com'è che fa Antonio? 111. Ecco, ricordatevi di guardarci su YouTube, dove pubblichiamo in tempo reale le nostre interviste, i nostri servizi, e inoltre su Facebook, dove aggiungeremo le nostre puntate, i vari servizi e le informazioni. Direi che siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Vi salutiamo qui da Piazza Matteotti. Perciò non ci resta che? Che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata. A domani, da Kevin Lai e Angelo Pili. Arrivederci.